Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Allora, ragazze, buon terzo vlog, Vlogmas. E niente, ieri non sono riuscita a farvi uscire il video perché l'altro giorno abbiamo fatto delle commissioni e sinceramente non ho ripreso nulla. Ieri siamo andati a fare la spesa, ma poi eravamo un po' stanchi, quindi ho lasciato perdere per fare un video, mettervelo alle 8 di sera, alle 9 ho evitato. E stamattina andiamo a fare ancora una commissione ad Asti, quindi andiamo un attimino insieme, devo andare al CAF, poi vediamo se andiamo a fare magari un giro da qualche parte, vi portiamo con noi. Se no veniamo a casa e facciamo qualcosina e poi monto questo Vlogmas, così ve lo faccio uscire di oggi. Non sono riuscita a portarmi avanti, sono sincera, perché abbiamo avuto un sacco di cose da fare e quindi tutte fuori casa che non potevo riprendere, e vediamo poi sabato e domenica. In teoria dovremmo riuscire a rimetterci un po' in pista perché, non uscendo vlog, riesco magari a fare quello di lunedì e martedì. E niente, abbiate pazienza, però ci sono, tutto a posto, e non vedo l'ora di decorare perché sinceramente mi manca sentire lo spirito natalizio in casa perché non c'è ancora nulla. E niente, quindi ci vediamo poi tra pochissimo per voi. Allora ragazze, noi siamo venute a vedere se per caso c'era la pizza buona qui dove veniamo di solito, così a pranzo mangiamo quella, non mi metto a fare niente di che. E poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso da Umai, che non è roba natalizia, ma abbiamo preso delle cose che ci servono per mettere a posto i documenti, perché il cassetto della sala è in una condizione pietosa, dopo ve lo faccio vedere. Non mi metterò a metterlo a posto adesso che non ci voglia, però vi faccio vedere. Macello, veramente. E niente, quindi adesso vediamo se arriva con la pizza. Mangiamo quella. E poi vediamo un pochettino che cosa facciamo. Anche perché devo mettervi il video di oggi, quindi devo vedere un pochettino che cosa ci ispira il cuore. Cosa faremo. Sono stati dei giorni di corsa, vai a fare una cosa, vai a fare l'altra, vai a fare dei giri per i regali, poi non abbiamo trovato niente, casino. Praticamente siamo stati fuori casa un sacco di tempo e abbiamo concluso una mina. E quindi niente, casino. Speriamo che concludiamo qualcosa oggi. Abbiamo perso la mattinata al CAF, eccetera, però ce la possiamo fare. Domani poi non dobbiamo fare niente, stiamo a casa, quindi posso farmi i biscotti. Possiamo fare qualcosina insieme di più sostanzioso. Allora, abbiamo finito di mangiare, vi faccio vedere cosa abbiamo preso da Umai. Come ho detto prima, niente di natalizio, ma sono cose che ci servivano. Allora, iniziamo da tutte queste cartelline che abbiamo preso, perché come vi dicevo prima c'è il cassetto che esplode, una cosa molto molto brutta da vedere adesso. Quindi volevamo poi metterlo a posto, ma ci mancavano delle cartelline. Allora abbiamo trovato questa qua, mi pare che erano 1,30 l'una, queste qua piccoline. E l'abbiamo presa, verde acqua, arancione, blu, azzurrino, e poi questa qua che è fatta così, a fisarmonica più o meno, diciamo fisarmonica,
con uno scompartino qua, però questo è venuta di più, è venuta 2,90 euro mi pare. 2,90 euro. Poi allora Manu ha preso questo lucida cruscotti per la macchina perché voleva pulirla un pochettino dentro, lucidare tutto. Funziona, anche l'hai provata? Funziona. Poi ho trovato questa crema per i capelli perché non ce l'ho più in impacco per ammorbidirli un pochettino. Era quella che costava meno, 1,90 euro, perché le altre costavano tutte 5-6 euro, ma mi scocciava sinceramente prenderla. Questa è della Milmil, quindi è quella che si trova, se non sbaglio, come cosa anche o al Lidl o Eurospin, non mi ricordo comunque. Ed è rigenerante all'olio di argan per tutti i tipi di capelli. Così magari stasera che poi me li devo lavare, prima mi faccio un po' di impacco e poi faccio tutto. Anche perché mi pare che sia da mettere prima, sì. O no? Ah no. È da mettere dopo. Dopo aver lavato i capelli con uno shampoo specifico, lasciarli umidi. Stendere quindi uniformemente prodotto di impacco sui capelli. Ah sì, risciacquare. Sui capelli lasciare agire per 3 minuti, poi risciacquare. Quindi al posto del balsamo, questa crema qua ogni tanto ci sta. Così vediamo un po' come la... se me li fa un po' più belli. Devo sentire l'odore. Ce la possiamo fare? Andiamo un pochettino. Molto buono l'odore. Ok. Poi abbiamo preso dei fiocchettini da usare per fare i pacchetti, che magari dopo inizio a farne qualcuno, tanto siamo a buon punto. Quindi abbiamo finiti i regali, se tutto va bene, che ci arrivano quelli che abbiamo preso online, perché bisogna vedere anche quello. Poi dei... non mi vengono le parole, ce la posso fare. Ho degli elastici perché non trovo più i miei, alcuni si sono rotti, quindi no, speriamo che vadano, sono costati 50 centesimi. Lo scotch per chiudere i pacchi perché sinceramente non ne avevamo più. Il tipo patta fix perché gli serve a Manuel per chiudere una cosa in cucina. Un block notice per scrivere le cose, perché noi a volte prendiamo i fogli del quadernino che usiamo per le spese, scriviamo così, non va bene. Quindi ne abbiamo preso uno per scrivere cose che poi tanto poi butti, perché le butti. O come nel nostro caso le tieni dentro al cassetto e poi c'è un delirio, ma va bene così. E poi abbiamo preso il quadernino per scrivere le entrate e le uscite, perché abbiamo provato varie soluzioni. Abbiamo provato la... come si chiama? L'app. Abbiamo provato a usare Excel, ma alla fine ci troviamo meglio a scrivere a mano. Quindi abbiamo preso un quadernino semplice con i quadretti. Poi quando l'avremo finito, perché magari... qua di solito ci scrivo anche i debiti che abbiamo, magari tipo scrivo anche magari la macchina, che sono le spese fisse e tutto quanto, magari il bombolone, così ci ricordiamo anche quanto abbiamo pagato eccetera, senza andare a cercare le fatture. Quindi poi magari
finisce e non sappiamo come fare. E quindi niente, questi sono gli acquistini, non mi sembra ci sia altro. Ieri siamo andati da Happy Casa, abbiamo preso il regalo per il nipotino. Dovevamo andare da Toys, come vi avevo detto, ma alla fine non siamo andati perché sinceramente non abbiamo trovato il regalo da Happy Casa e abbiamo detto così andiamo fino al Toys dall'altra parte della città e quindi niente, non siamo andati. Abbiamo preso il regalo, l'ammorbidente e il detersivo che avevamo finito. Cosa abbiamo preso? Ah, la carta forno per fare biscotti, perché sennò non li faccio più. Detergente intimo e mi pare basta, solo queste cose. E niente, quasi quasi io direi di fare qualche pacchettino dei regali che abbiamo già. Così almeno vi faccio vedere un po' il pacchettino come facciamo. Tanto cercherò il modo di non farvi vedere cosa c'è dentro, perché essendoci regali che poi vanno alle famiglie potrebbero anche vederli, però almeno li facciamo insieme. Che succede qua alla sciarpa? Dov'è l'altro lembo? Oddio, qua. Ok.
Allora, i pacchi sono finiti, quello che avevamo abbiamo fatto. Adesso aspettiamo poi che arrivano gli altri. E questo qua in realtà è del compleanno del piccolino, del nipotino. Invece quello di Natale questi giorni lo facciamo, però c'è la mia suocera adesso, quindi non l'abbiamo ancora preso. E gli altri sono, vabbè, non vi dico di chi, perché sennò vedono il video, capiscono e non va bene, non va bene. E niente ragazze, io chiudo qua il vlogmas, così almeno ve lo carico per oggi pomeriggio. E poi ci vediamo domani, che è venerdì, e sabato e domenica facciamo le decorazioni, cioè mettiamo le decorazioni. Devo anche fare le altre due casette. Mi devo spicciare. E niente, ci vediamo domani. Ciao ciao.